Nuovo volto per il Teatro Olimpico grazie ad una raccolta fondi che permetterà il rifacimento della facciata esterna. Quartiere San Lazzaro, ex area di servizio demolita, da buco nero a servizio per i cittadini, spazio per una nuova attività commerciale. Due ville, protesta in strada Marosticana dei lavoratori Ascoli, titolari, i posti sono al sicuro, il sindaco, l'azienda è un pilastro per la comunità. Missili nelle basi americane, l'UNESCO chiede rassicurazioni per il patrimonio culturale di Vicenza. Caso presunti falsi vaccini in tribunale, udienza rinviata al 5 novembre, 25 indagati, la cantante Madam e la tennista Giorgi. TG Vicenza, ben ritrovati, buona serata su Rete Veneta. L'apertura di questa edizione dunque dedicata al Teatro Olimpico di Vicenza, riconosciuto nel mondo come il teatro coperto più antico del mondo, avrà un nuovo volto grazie ad una raccolta fondi che permetterà il rifacimento della facciata esterna, una restituzione ai vicentini di un simbolo importante per la città. L'Olimpico di Vicenza, il teatro coperto più antico del mondo, avrà presto un nuovo volto esterno. Il tutto grazie al risultato ottenuto con la campagna di raccolta fondi attivata dall'Accademia Olimpica e dalla Società del Quartetto di Vicenza. Una mobilitazione collettiva, segno dell'appartenenza di questo simbolo cittadino che è il Teatro Palladiano, patrimonio dell'umanità UNESCO, che ha permesso di raggiungere l'obiettivo dei 200.000 euro necessari per i lavori di restauro e risanamento delle facciate. Vuol dire appunto ridare alla città veramente un volto esterno dell'Olimpico completamente diverso. Il teatro coperto più antico del mondo con le facciate scrostate è oggettivamente una cartolina che non rende merito alla città e non rende merito al Teatro Olimpico. I donatori sono stati 522 fra singoli mecenati, imprese del territorio, associazioni culturali e associazioni di categoria. Sono state 15 le associazioni che hanno risposto positivamente. Abbiamo fatto un concerto qui a Teatro Olimpico, abbiamo raccolto 8.000 euro, ma soprattutto 522 persone che da Vicenza e da tutto il mondo hanno donato per ridare appunto una dignità a queste facciate che sono le facciate del teatro più bello del mondo. L'iniziativa era partita a causa della condizione di degrado in cui versano le facciate del teatro, con il distacco di porzioni di intonaco, il deterioramento di materiali lignei e lapidei, compreso il portale dello Scamozzi. Il via ai lavori sarà dopo l'estate. Volevamo, in occasione in particolare per l'Accademia Olimpica del suo 470esimo anniversario dalla fondazione, siamo la più antica accademia italiana in attività, nata nel 1555, avendo l'autore del progetto del Teatro Olimpico Andrea Palladio tra i suoi fondatori, e in occasione del 440esimo dell'inaugurazione che avvenne ai primi di marzo del 1585, ricorrenze che cadono l'anno prossimo, volevamo assolutamente completare la raccolta di campagna fondi per arrivare a realizzare l'intervento in occasione di questi centenari. Ora in Viale San Lazzaro, dove è iniziata la demolizione dell'ex distributore, sorgerà una pasticceria, un recupero importante di un servizio, riqualificazione dell'area per i cittadini del quartiere. Ruspa in attività, e così è partita l'operazione di demolizione del rudere dell'ex distributore in Viale San Lazzaro, un'area abbandonata da tempo in cui sarà realizzata una pasticceria. L'obiettivo dell'amministrazione è di mettere a disposizione del quartiere un servizio attraverso un intervento di recupero autorizzato con una delibera del Consiglio Comunale promosso da un privato per migliorare la vivibilità di questo quartiere. È una restituzione importante, è proprio il simbolo di quello che noi vorremmo promuovere in città, interventi di riqualificazione che partono da luoghi che sono già edificati, che però sono abbandonati e quindi portano degrado, e che vengono portati a nuova vita, magari anche con dei cambi di destinazione se necessario, ma che comunque portino nuovamente le persone a vivere i luoghi, dando anche maggiore sicurezza. L'iter dell'intervento è partito nei mesi scorsi, quando il progetto è stato presentato dalla ditta proprietaria che ha concesso lo spazio incomodato d'uso ad una pasticceria.
A gennaio il Consiglio Comunale ha poi dato il necessario via libera al permesso di costruire in deroga per l'ampliamento del fabbricato commerciale per ricavarne un pubblico esercizio. L'edificio dell'ex distributore verrà infatti demolito, ricostruito e ampliato rispetto al volume esistente. Una volta conclusa la demolizione, ad ottobre si partirà con la costruzione della struttura che sarà terminata per la prossima primavera. Ci spostiamo a Deauville, alla ASCO, l'azienda fondata nel 1978 che opera nel settore mobilità elettrica e acquaria. Una decina di stabilimenti tra Italia, Asia e America. Oggi c'è stata una protesta organizzata da CGIL e UIL per il rischio di cassa integrazione. Hanno occupato per oltre un'ora la strada marosticana protestando contro il rischio di cassa integrazione. Una settantina dei 350 lavoratori della ASCOL 2 hanno espresso in questo modo la loro preoccupazione dopo l'interruzione della trattativa per il premio di risultato e un integrativo. L'azienda ci ha praticamente fatto capire che non c'erano i termini per concludere l'accordo, questo sotto il nostro punto di vista in maniera abbastanza inattesa, perché appunto avevamo fatto svariati incontri e nell'ultimo incontro noi pensavamo addirittura di concludere l'accordo e invece l'azienda ci ha detto che non c'erano i presupposti e che voleva rimandare la trattativa al prossimo anno. Già 25 lavoratori sono in cassa integrazione nella ASCOL E, altri 60 nella stessa situazione in ASCOL EVA. La medesima richiesta avrebbe riguardato altri dipendenti di ASCOL 2. Ci dicono che sono stati spostati i volumi produttivi a fine dell'anno, comunque ridotti rispetto al piano di produzione, e l'altro 20% che serve ASCOL E fornisce la Slovenia e la Romania due unità produttive di ASCOL, frutto di delocalizzazioni in passato di Asti e di Torino, e in questi due stabilimenti l'azienda annuncia licenziamenti collettivi. A sorpresa, dato che era la prima volta che qui si vedeva una manifestazione di questo tenore, è sceso tra gli operai anche il titolare, con buone notizie. Ho detto ai miei operai che non credo che possano dire in tutta la mia vita che sono stato qua, che non ho mai fatto una promessa che non ho mantenuto. E mi hanno fatto un applauso. Hanno detto è vero, quindi... Quindi la promessa è che i loro posti sono al sicuro? La promessa è che i loro, nel limite della fattibilità e nel limite del possibile, i loro posti sono assolutamente al sicuro. E abbiamo apprezzato che sia venuto a parlarci. Il nostro intento anche di questi giorni dopo il primo sciopero era sempre stato quello di tornare al tavolo, quindi noi ci auguriamo che il suo intervento di questa mattina e la sua decisione di parlare con noi significhi che ci riconvocheranno presto al tavolo. E sul posto è arrivato anche il primo cittadino di Deauville insediatosi da poco più di un mese. Per una comunità come Deauville non è normale avere questo tipo di attività, in particolare per una società, un gruppo importante come ASCOL. ASCOL, dicevo prima, il titolare Elio Marioni, è quello che era l'Ane Rossi per gli anni 60. È un pilastro di benessere della nostra comunità. Quindi nel momento in cui si creano queste tensioni, la comunità sicuramente va in fibrillazione. Quello che abbiamo sentito dire, per fortuna, dal fondatore, da Elio Marioni, è che i problemi fondamentali non ci sono. Ci sarà questa contrattazione, però ASCOL è un gruppo che va ancora bene. Un sollievo dunque per le tante famiglie di Deauville e del territorio. Si diceva appunto che è un pilastro di benessere, cioè è l'industria, è l'artigianato, il piccolo commercio, il medio commercio che porta a benessere. Fuori di questi schemi è tutto a fuffa. Vi ricordiamo come sempre i nostri contatti per segnalazioni di degrado o disagio: vicenza@reteveneta.it, WhatsApp o SMS al 345 855 9664 o con la pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta. Parliamo di missili a corto raggio nelle basi americane a Vicenza. L'UNESCO chiede rassicurazione all'amministrazione a tutela del patrimonio culturale. Per
Percorsi tracciati già presenti per i tragitti dei trasporti militari americani per salvaguardare i monumenti tutelati, il patrimonio culturale mondiale vantato dalla città di Vicenza, una sollecitazione dell'UNESCO a Palazzo Trissino perché i materiali che passano in città caricati dai mezzi pesanti in transito verso le basi americane non rappresentino una minaccia per i monumenti UNESCO. L'UNESCO in generale, al prescindere dal trasporto di missili, chiede che ci sia una particolare attenzione al fatto che in Vicenza c'è una base militare, quindi si presuppone che qualche trasporto militare ci sia, e quindi chiede che ci possano essere delle misure per ridurre le minacce che questo può rappresentare. In particolar modo è già stato comunicato che gli spostamenti da una base all'altra avvengono secondo tracciati che sono ben distanti dal centro storico e comunque dai principali monumenti UNESCO, e già questo è una garanzia perché in caso appunto di incidente non si è in prossimità di beni tutelati. Ci viene chiesto anche di verificare che cosa la base, i rappresentanti della base intendono trasportare, e su questo abbiamo aperto un'interlocuzione. Finora le risposte principali che ci sono state date che veniva trasportato gasolio, quindi per alimentare i mezzi. Queste nuove notizie dovranno quindi essere verificate e eventualmente risposte integrative dovranno arrivare. È durato 8 ore l'intervento chirurgico all'ospedale San Bortolo di Vicenza sulla vittima dell'aggressione col macete avvenuta a Montebello. È stato sottoposto ad un intervento di 8 ore al San Bortolo l'uomo vittima dell'aggressione avvenuta ieri mattina in zona industriale a Montebello Vicentino, colpito ripetutamente con un macete. Fatto su cui indagano i carabinieri di Valdagno. L'equipe di chirurgia plastica ha curato le numerose profonde ferite, fa sapere una nota dell'Ulsotto, anche praticando suture al microscopio per riparare i danni a nervi e vasi sanguigni. Questa mattina, conclude la nota, il paziente è stato estubato, respira spontaneamente, anche se la prognosi futura sarà lunga e complessa. Ora 2 interventi dei vigili del fuoco, uno per un albero caduto, l'altro per un incendio. Un incendio divampato dopo le 23 nella cucina al piano terra di un'abitazione ad Arzignano. Nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme, circoscrivendo l'incendio solo alla cucina, evitando il coinvolgimento delle altre stanze. Al momento dell'incendio in casa non era presente nessuno. Precedentemente, intorno alle 20, i vigili del fuoco erano intervenuti nel piazzale antistante la chiesa di Montebello per un grosso ramo spezzatosi da un albero. La squadra ha provveduto alla rimozione e alla messa in sicurezza del luogo. Ora il caso delle presunte false vaccinazioni anti-Covid, udienza rinviata a novembre. Processo per i presunti falsi vaccini anti-Covid per ottenere il Green Pass. È stata rinviata al prossimo 5 novembre per alcuni difetti di notifica l'udienza preliminare in Tribunale a Vicenza. Le accuse, a vario titolo, vanno da falso ideologico a corruzione e peculato. Tra 4 mesi si saprà se il giudice deciderà di accogliere o meno i patteggiamenti richiesti, se ci saranno dei rinvii a giudizio e se verrà accettata la richiesta di un rito abbreviato. 25 gli indagati, tra cui anche la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi. La serata di Rete Veneta come sempre con Focus alle 21.15 condotto dal nostro direttore Luigi Baccialli, ospiti di questa puntata Lorenzo Damiano, Giorgio Denardi, Mario Fabris, Gio Formaggio, Giuseppe Pan, Stefano Pelloni e Michele Scibelli. È tutto per questa edizione di TG Vicenza, vi ringraziamo per averci seguito, vi lasciamo al meteo, buona serata.